Buonasera, siamo in compagnia diciamo, il padrone di casa. È Padrone di casa è lui. lui, Io semplicemente sono il il parroco di parroco Castello Don Gianni. Antonello Giannotti, conosciuto soprattutto nel territorio di Caserta per la sua attività che va a svolgere a livello sociale. Don Antonello, questa sera diciamo si è avuta l'esibizione di questo corpo musicale che in effetti va a rappresentare questa fondazione dal titolo Vis Unita Fortior, che in effetti vuol dire l'unione fa la forza. Questa fondazione in qualche modo può attirare a sé i giovani che purtroppo oggi sono distratti da tantissime cose che allontanano loro dalla vera cultura. Dunque, sono convinto che questa fondazione è proprio un dono di Dio per la nostra comunità cittadina, perché è una fondazione molto ben radicata sul territorio e a largo spettro per quanto riguarda il fare cultura, infatti prevede di abbracciare un po' tante cose e sono convinto che può fare e deve fare tantissimo per i giovani. Noi abbiamo una situazione giovanile drammatica qui a Caserta. Tieni presente che forse più di un terzo dei giovani sono definiti personalità destrutturale allo sbando totale, d'accordo? Questo a livello nazionale in base agli ultimi dati statistici, ma la cosa non è molto diversa qui a Caserta. Per cui dobbiamo necessariamente unirci, e l'unione fa la forza, mo ci vuole, proprio per cercare di proporre ai ragazzi itinerari di vita, d'accordo? E credo che la musica sia un canale importante perché il giovane oggi è sensibile alla musica, è un'arte nobilissima che in qualche modo tocca il cuore di tutti e nella quale tutti in qualche modo si ritrovano. Per cui speriamo che la Fondazione quanto prima programmi qualcosa per i giovani. Bene, Don Antonello, infine, può fare un saluto ai cortesi lettori della testata giornalistica Vivi Casagiove? Sì, un saluto affettuoso, è una mia benedizione. Signore, vi dia la salute del corpo e la consolazione dello spirito e possiate sempre crescere nella verità. Grazie.